Sembra un paradosso, eppure non è sempre vero che la motocicletta sia legata all'asfalto della strada. Guardate questi piloti che allegramente si definiscono desperados. Qui la strada c'è e non c'è. Ci sono tronchi di asfalto, ma anche tratti di polvere o di zolle, come nei circuiti militari di collaudo per veicoli destinati ad impieghi eccezionali. E di collaudo, in senso sportivo e spettacolare, ma anche tecnico, è qui il caso di parlare. C'è un lato agonistico in questo tipo di competizioni, ma non bisogna dimenticare che i dati forniti da prove rudi come questa sono di valore inestimabile per fabbriche e progettisti. E questa è una considerazione che ha il suo peso nella polemica pro e contro le competizioni moto e automobilistiche. Il progresso del motore è strettamente legato all'impiego del mezzo in condizioni eccezionali. Le osservazioni, le critiche, le proposte di tecnici e corridori hanno il loro giusto peso nelle conclusioni delle ditte produttrici, influendo efficacemente sul progresso delle costruzioni. Tutta questa messe di dati confluisce alla fine qui, nei segretissimi reparti corsa delle grandi fabbriche di motori. È la prima volta che un obiettivo fruga nell'interno di una di queste centrali della velocità, sorprendendo alcune tra le fasi principali della nascita di una moderna motocicletta da corsa. Questo motore, nella sua elegante semplicità, racchiude una sterminata somma di nozioni tecniche desunte da decenni di esperienze teoriche, ma anche di impiego sportivo. Come tutti i purosangue, non è destinato all'uso generale, ma le innovazioni talora insignificanti di cui è ricchissimo passeranno col tempo nei motori di serie, contribuendo efficacemente ad una sempre maggiore perfezione del veicolo. La leggerissima carenatura, riducendo la resistenza aerodinamica del veicolo, ne aumenta le possibilità velocistiche. Una volta riservata agli aerei e alle auto, si va ora diffondendo anche sulle motociclette. Messe a punto, le moto vengono caricate su camion simili a quelli per trasportare i cavalli e abbandonano il reparto corse per affrontare la strada. La prima presa di contatto con l'asfalto si chiama collaudo e avviene in condizioni medie di impiego. Serve a denunciare soltanto lo stato di normale efficienza del mezzo. Vi assiste un pubblico di soli meccanici ed un pubblico particolare ed incontento. Il vero collaudo, quello dal quale la casa costruttrice si aspetta la maggior messa di dati, si compie in occasione delle competizioni sportive, la cui durezza e severità costituiscono il miglior banco di prova per motori, macchine ed uomini. Thank you.
Francisci, Masetti, Ubbiali, Milani. Alcuni fra i grandi corridori italiani, il cui nome ha da tempo varcato i confini del paese, iscrivendosi da autorità nei ruoli dello sport internazionale. Ecco il vincitore. Ancora una volta sulle velocissime piste d'Europa ha vinto un italiano montando una motocicletta italiana.